Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi continuiamo a parlare delle news di Fortnite, insomma delle novità. Si iscrive la gente al canale intanto. Delle novità ragazzi che riguardano la cometa, oramai al centro di nuovo dell'attenzione di tutti i giocatori di Fortnite e non solo. Questa cometa, ragazzi, continua a stupirci ogni giorno che passa. Con l'aggiornamento che è arrivato ieri, ragazzi, abbiamo visto entrare la nuova arma, le nuove 50 versus 50, le nuove sfide della settimana 9, ma non solo. C'è giunta voce e abbiamo visto che è veramente così, anche perché ce lo avete confermato voi in live. Ragazzi, puntando, mirando la cometa, si sente un suono. Non voglio dirvi altro, vi lascio un attimo a questa clip, ragazzi. Guardate questa cosa. Come avete sentito ragazzi, il suono, anche se confuso, è abbastanza evidente. E molti ovviamente è partita la caccia, no? Cos'è questo suono? Cosa vuol dire? Arriva gli alieni, arriva le meteoriti, abbiamo visto che è iniziata la pioggia di meteoriti, ormai siamo veramente prossimi alla fine della stagione 3 di Fortnite e pronti anche a fare l'ingresso nella stagione numero 4. Non ho finito ragazzi con le cose che voglio farvi vedere. C'è stato qualcuno ragazzi che addirittura ha fatto uno spettrogramma del suono che si sente dalla meteora. Ve lo faccio vedere ragazzi. Eccolo qua, tra un secondo. Eccolo qua ragazzi. Questo è lo spettrogramma del suono della meteora. Notate qualcosa di strano? Esatto ragazzi, esatto. Il suono della meteora riprende fedelmente una delle emoji, chiamatele come volete, più famose di Fortnite, ragazzi. Il take di Hell. Lo stiamo vedendo anche nello spettrogramma settato e diviso in ogni sua parte. Questo, ragazzi, cosa vuol dire? Ancora non lo riusciamo a capire. Perché il team di Fortnite ha inserito il take di Hell come suono nella meteora che c'è nel cielo? Cosa vuol dire? Ci prendono tutti in giro. Siamo tutti dei perdenti, tutti dei loser. Io ragazzi ancora non l'ho capito. Nel web impazzano ovviamente le idee più svariate, ma prima di portarvi qualcosa di novità vorrei avere qualche certezza in più. Questo ragazzi era un altro video informativo per tenervi sempre al passo coi tempi di quello che riguarda Fortnite. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo un bel like se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!